Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, torniamo a parlare di degrado nella nostra città, ma torniamo a parlare di questo argomento sotto un'altra ottica. Allora amici, siamo, come potete osservare, sotto il cavalcavia della Vempa, ovvero il cavalcavia che molti di noi veneziani utilizzano regolarmente, praticamente quasi tutti i giorni, per spostarsi da una parte all'altra di Venezia, da Corso del Popolo, da Marghera, verso Piazzale Roma e verso la Laguna. Ma soprattutto amici, siamo in un luogo dove fino a poco tempo fa erano solite alcune persone passare il loro tempo, diciamo di nazionalità non italiana, che qui addirittura vivevano, bivaccavano o trovavano sostanzialmente uno spazio per poter sistemare un proprio letto, un proprio materasso e quindi dormire. Amici, è passato del tempo, diciamo diversi mesi dallo sgombero di queste persone che oramai non sono più qui sotto la rampa della Vempa, ma soprattutto amici, siamo di nuovo e siamo ancora dentro ad un livello di degrado che è davvero incivile per una città che si vuole continuare a chiamare Venezia, patria della cultura nei secoli. Guardate amici che cos'è diventato questo posto dopo lo sgombero appunto di queste persone di nazionalità non italiana che qui non vivevano. Allora siamo nel punto del cosiddetto Troso, chiamato così, ovvero quella strada che è stata fatta a seguito del nuovo ponte cavalcavia di via Torino, praticamente inutilizzato come potete anche in questo momento osservare, e vicino al Troso parte il nostro documento, la nostra testimonianza su questa situazione di degrado che ancora oggi si presenta amici al di sotto del cavalcavia della Vempa. Guardate amici, è praticamente impossibile dire che razza di immondizie ci sono, perché a parte che alcune sono inclassificabili perché ormai si sono fuse tra di loro, ma troviamo qualsiasi tipo di immondizia che davvero possiamo immaginare. Troviamo delle sedie, dei pezzi di plastica, degli accendini, delle bottiglie, troviamo dei sassi, dei bancali oramai danneggiati, troviamo dei chiodi, troviamo addirittura dei binari. Come potete osservare, siamo al di sotto della corsia che poi porta a Marghera. E in questo livello di degrado, amici, che a distanza di mesi non è stato eliminato, troviamo anche una piccola colonia di gatti, amici, per la quale intendo lanciare a voi un piccolo segnale, un piccolo aiuto. Sono dei gatti, esattamente tre, che qui vivono, molto timidi, in condizioni davvero disperate. Come potete osservare, io già questa mattina e anche questo pomeriggio ho portato del mangiare e qui l'ho lasciato affinché si possano saziare. I gatti sono tre, sono davvero malnutriti, non si fanno tanto avvicinare, e vi chiedo gentilmente se potete, siamo davvero vicino alla Fincantieri a 500 metri dal Vega o soprattutto da quel passaggio dove poi si incontra via dell'elettricità, quindi tanti uffici veneziani come quelli della provincia, vi chiedo davvero di fermarvi qui dove potete trovare veramente parcheggio. Guardate, è praticamente vuoto, passare in questa rete che adesso è inesistente e venire dentro per 5-10 metri in questo luogo incivile per dare davvero qualcosa da mangiare a questi tre gatti che vivono davvero malnutriti. Guardate, io lascio qui anche qualcosa, ci sono dei crocchini, ci sono delle scatolette, utilizzatele se potete e se passate da queste parti per questi tre piccoli mici che vivono in queste condizioni, amici, davvero incivili, ripeto, per una città che si chiama Venezia. C'è, amici, di tutto. Troviamo addirittura delle griglie che venivano utilizzate all'epoca, che servivano per farsi da mangiare, troviamo dei televisori, troviamo delle pozzanghere, amici, che è chiaro segnale dell'acqua che scende dalla rampa Vempa sopra di noi, e questo, amici, è davvero la condizione di degrado davvero allucinante, incivile e anche nociva per la salute
dei nostri cittadini, purtroppo nociva, amici, perché troviamo del materiale, come ad esempio delle gomme, come ad esempio dei barattoli oramai bruciacchiati, come delle immondizie lasciate qui da tempo che potrebbero essere benissimo prese e portate via in qualsiasi momento senza bisogno di tanto denaro, basterebbe un piccolo camion e basterebbe la volontà delle persone, che magari chi di dovere può utilizzarmi per dare una mano a ripulire questo luogo che, amici, è a 300 metri in linea d'aria dalla civiltà della città, della nostra città. Guardate, quelli sono i palazzoni che incontriamo all'inizio del Corso del Popolo e siamo praticamente su una linea da Venezia Mestre a Venezia Santa Lucia ferroviaria, dove passa praticamente ogni giorno il mondo e osserva questa situazione sotto la rampa cavalcavia della Vempa. Ovviamente noi non ci facciamo una bellissima figura come veneziani. A 300 metri, amici, ripeto, dalla civiltà, questa è la situazione che possiamo osservare a distanza di mesi dopo il problema di chi praticamente qui viveva, che oggi è stato sgomberato e non c'è più, ma quello che non è stato sgomberato è l'area di inciviltà a pochissimi passi da Via dell'Elettricità, a pochissimi passi, amici, dalla Fincantieri e dalla Vempa e a pochissimi passi, amici, da quello palazzo che tutti noi conosciamo, che la gran parte di noi veneziani proprio in questi giorni sta utilizzando e si sta dirigendo per compilare la propria dichiarazione IMU, perché quello è il palazzo per quanto riguarda la sede del sindacato. Allora, ripeto l'appello, amico, per i mici: venite qui a dare da mangiare, parcheggiate, entrate dentro a 5 metri e date da mangiare a questi tre amici che veramente vivono in questa condizione allucinante, e soprattutto ripuliamo questo luogo che è incivile agli occhi del mondo, che ogni giorno tanti gentili ospiti che vengono a visitare la nostra città passano per questa linea ferroviaria per dirigersi poi verso la laguna. Amici, per il momento è tutto, con questo livello di sporcizia allucinante che ancora non è stato affrontato e risolto. Mi raccomando, amici, venite, date da mangiare, potete trovare tutto qui a 5 metri dalla Fincantieri. Tello, Aquilotti Laguna, con questo livello di degrado che non è stato risolto. Per quanto riguarda il cavalcavia della Vempa, siamo sotto al cavalcavia della Vempa, come potete osservare. Venezia, mi raccomando, amici, venite a dargli da mangiare, parcheggiate, fate 5 metri e qui trovate tutto, trovate crocchini, trovate il mangiare e trovate anche delle scatolette dove appunto rinfocillare questi tre amici che vivono in questa condizione di degrado. Tello, Aquilotti Laguna, il cavalcavia della Vempa, Venezia.